Buongiorno a tutti, ci troviamo qui nella stanza di Monsignor Giuseppe Cognata, fondatore delle Salesiane Oblate del Sacro Cuore, salesiano, vescovo di Bova. La vigilia della Domenica della Misericordia abbiamo ricevuto una notizia bellissima, il riconoscimento dell'innocenza di Monsignor Cognata. Quindi, il dono grande che Papa Francesco ha fatto a noi, ma a tutta la Chiesa. Oggi che siamo qui insieme al postulatore Don Pierluigi Cameroni della famiglia Salesiana, Salesiano di Don Bosco. Innanzitutto sono contento appunto di trovarmi qui, proprio a Tivoli, nella casa madre delle suore salesiane oblate del Sacro Cuore, dove qui anche si conservano i resti mortali di Monsignor Cognata. Innanzitutto è stato un grande senso di gioia e di gratitudine questa notizia, e certamente una notizia che forse non aspettavamo in tempi così rapidi, ma che d'altro lato, ecco, ci ha riempiti di gioia perché è un momento, è una notizia che fa verità. Ecco, questo credo che è anche un grande messaggio che la testimonianza di Monsignor Cognata ci offre, cioè che la verità prima o poi comunque, ecco, viene alla luce. E poi questo è anche un grande dono di Papa Francesco, va riconosciuto per il coraggio, ma anche per la, direi, il discernimento che lui ha fatto attraverso anche tutti i contributi che nel tempo sono stati dati, e in particolare nell'ultima istanza offerta dai giuristi cattolici, come un contributo di qualità e di valore che ha aiutato il Papa proprio anche nelle scelte, nelle decisioni che ha preso. Credo che quindi c'è un elemento di gioia, di gratitudine, che si accompagna proprio a un aspetto. E direi che possiamo definirlo così, veritatis gaudium, la gioia della verità. Ecco, dobbiamo scoprire, forse riscoprire, che c'è una gioia della verità. Anzi, la verità è fonte della vera gioia. Quando c'è la menzogna, può sembrare che le cose si sistemano, ma non è mai così. E allora credo che questo è già un grande dono che Monsignor Cognata fa proprio alla Chiesa, alla famiglia salesiana, al suo istituto, proprio in questa esigenza di testimoniare la gioia della verità. Adesso che siamo, diciamo, con la gioia della verità e che quindi conferma in qualche modo anche l'espressione di Gesù, la verità vi farà liberi, in fondo è una liberazione di questo che è avvenuto anche in Monsignor Cognata, ecco, sicuramente uomo libero nell'aver saputo accettare quella che è stata una sentenza dura di condanna e che quindi lo ha visto relegato, segregato. E quindi la verità è veramente quella che fa liberi. Quindi siamo a un traguardo importante. Però adesso dobbiamo anche guardare un po' diciamo, in prospettiva, perché questa è la prima tappa forte, importante e fondamentale, Don Pierluigi. Però mi piacerebbe che magari in poche parole potessi spiegare qual è l'iter che adesso ci aspetta, a livello, diciamo, burocratico, ma anche a livello, direi, di soffio dello spirito con questa notizia. Quindi quale Capito. risonanza possiamo, ecco, dedurre o raccogliere da questo evento così importante e anche ecclesiale, come hai detto tu? Ma il primo, direi proprio collegandomi a quel Gaudium Veritatis, no, che abbiamo sottolineato, è proprio questo: guardare alla testimonianza di Monsignor Cognata come a un colui, a un testimone, ma anche a un intercessore perché ciascuno di noi faccia un cammino di verità. E questo credo che non è poco, no? Cioè guardare a Monsignor Cognata davvero come a una persona che ci può aiutare in un processo costante della vita, la verità su noi stessi, la verità con gli altri, la verità con Dio. E credo che questo è già un vero percorso anche di santificazione.
In secondo luogo, certamente stiamo adesso avviando i primi passi dal punto di vista giuridico, canonico, e in rispetto di quelle che sono un po' le norme della Chiesa, anche se dobbiamo dire che il caso di Monsignor Cognata ha alcuni aspetti che sono un po' diversi dalla procedura ordinaria. Basta solo il grande fatto che è il Papa stesso che ha dato il consenso all'apertura della causa. Normalmente non è il Santo Padre che fa questo. E a seguito appunto di questo provvedimento si sta un po' così impostando quello che è il lavoro che bisognerà fare, quindi prendere contatti innanzitutto con la diocesi di Tivoli, con il vescovo di Tivoli, che sarà colui che è incaricato di accompagnare a nome della Chiesa e della Congregazione delle Cause dei Santi l'inchiesta nella fase diocesana, e questo si verrà costruendo attraverso la raccolta delle testimonianze, l'ascolto dei testimoni, cioè delle persone che personalmente hanno conosciuto Monsignor Cognata e che sono in grado di offrire la testimonianza circa la sua vita virtuosa, circa la fama di santità e di segni che lo hanno contraddistinto. E poi un altro grande lavoro è la raccolta della documentazione. Monsignor Cognata è comunque una persona che ha scritto molto. È stato un uomo comunque, pur nel suo esilio, di grandi relazioni, soprattutto attraverso la direzione spirituale, l'accompagnamento, ma poi anche attraverso un magistero che lo ha contraddistinto, sia nei 7 anni di vescovo, ma anche successivamente attraverso, direi, diversi scritti di natura spirituale. E infine l'ultimo aspetto è una causa cammina se ha un respiro ecclesiale, che vuol dire innanzitutto conoscere questa figura, e penso che già si è fatto parecchio in questi mesi anche attraverso quello che lei madre ha fatto come conferenze, letture guidate, approfondite, però vedremo anche di offrire materiale sempre più qualificato in questa direzione, quindi conoscere la figura, la dottrina, l'esperienza di Monsignor Cognata e pregarlo. Ecco, bisogna creare un grande movimento di preghiera per chiedere le grazie, per chiedere soprattutto il miracolo necessario e infine, soprattutto, come ho detto prima, imitarlo, che non vuol dire chiaramente imitare e fare le stesse cose, imitare nel senso evangelico, cioè vuol dire percorrere quelle orme di santità che lui ha percorso. Lui ha lasciato delle tracce indelebili, dicevamo prima, la testimonianza della verità è un testimone della giustizia. Ma è anche, per esempio, un modello per i vescovi, per i sacerdoti nella dedizione apostolica. Per tutti i cristiani è grande per me l'attualità di Monsignor Cognata nella prospettiva di Papa Francesco, che invita la Chiesa a volgere la propria attenzione ai poveri, agli ultimi. Lui, come vescovo, è stato vescovo di una delle diocesi più povere d'Italia sotto tutti i punti di vista. E poi tanti altri aspetti che comunque si stanno già qualificando e che andranno anche crescendo, e credo che questo è molto bello perché fa vedere l'attualità della figura. Ecco, non è una figura del passato, ma è qualcosa che dice a noi oggi qualcosa, e il fatto che anche tutta questa vicenda si sia sbloccata in questo tempo vuol dire qualcosa sia alla Chiesa, ma anche alla società, credo. Quindi ritiene che il suo spirito di oblazione, e quindi di oblatus est qui eipse voluit, e quel caritas Christi che un po' hanno distinto la spiritualità di Monsignor Cognata, e possa essere coniugato bene anche col motto che ha dato anche a noi: raccogliete pezzetti avanzati perché nulla vada perduto. E io penso che in fondo questa spiritualità ha ancora molto da dire, anche in un mondo come quello di oggi, super tecnologico, ma anche molto chiacchierone. Molto chiacchierone, come dice Papa Francesco, un mondo di chiacchiere, mentre la vita di Monsignor Cognata è caratterizzata da un tempo lungo di silenzio. E non solo, direi anche l'aspetto dell'attesa, che oggi in una società del tutto subito e presto e del correre, ecco, questa risposta di Monsignor Cognata con il suo silenzio e con l'attesa.
dei tempi di Dio. Come esprimere per dire oggi in un mondo odierno fatto di corse, di velocità e di subito con la vita di Monsignor Cognata o quell'aspetto della vita di Sì. Monsignor Cognata? Due proprio, direi, per chiudere, due piccole suggestioni anche. La prima, l'immagine delle briciole a cui ha accennato. Cioè impariamo a raccogliere le briciole quotidiane, sia delle piccole contrarietà della vita, perché tutti i giorni c'è qualcosa che va distorto umanamente parlando, in un'ottica di fede può essere invece una materia prima. E poi quelle briciole anche di carità. Tante volte pensiamo che la carità comporti dei gesti eroici. Qualche volta sono gesti molto quotidiani, accorgerti che uno ha bisogno di un piccolo favore, no? Chiudere con delicatezza una porta invece che sbatterla. Ecco quanti esempi molto semplici potremmo fare. La seconda è il tema dell'attesa. Io direi che ci può suggerire anche qui un piccolo impegno, anche una piccola suggestione pratica. Ritagliare ogni giorno un piccolo spazio di silenzio, sia al mattino che alla sera, proprio 5 minuti, però farli e farli con costanza, farli con continuità. Questo ci struttura un'attitudine interiore di ascolto verso Dio, verso gli altri, ma anche verso noi stessi. E così ritorniamo un po' a quello che si diceva all'inizio, scopriremo e sperimenteremo la gioia della verità. Grazie.